Sì, Cenzina, siamo gli unici a fare questa diretta perché, ripeto, la notizia lo meritava in quanto la protesta dei forconi da oggi è tornata in Sicilia con i diversi presidi, e quello più importante, diciamo, è questo qui al casello dell'autostrada Catania-Messina, casello di San Gregorio, dove proprio in queste ore sta iniziando questo presidio che andrà avanti per tutta la settimana. Ripetiamo, in maniera molto pacifica, c'è solo momenti di sensibilizzazione che con grande sacrificio per le persone che sono qui, perché molte, alcune da questa notte hanno cominciato il presidio con Mariano Ferro, altre stanno arrivando adesso, ma si alterneranno per tutta la settimana proprio nei caselli autostradali. Noi, come vedete, ci siamo seduti anche perché oggi la giornata ci aiuta un po', il clima è ottimo, il panorama è bello perché abbiamo l'Etna alla nostra destra, anche se il traffico continua qui sull'autostrada Catania-Messina, e abbiamo altre presenze dei forcori. Con noi c'è adesso un artigiano, Carlo Siena, che vi parla un po' dell'esperienza. Allora, il perché della protesta ancora come artigiano plastificatore della carta? E allora, io ho aderito come artigiano al movimento, al Popolo dei Forconi, ed è dall'anno scorso che frequento queste persone, frequento Mariano Ferro, Scarlata, Crupi, anche se non ero agricoltore, perché era partito come un movimento di agricoltori, ma attorno a questo movimento invece tantissime categorie che vanno dall'artigianato, da gente del commercio, dall'industria, si sono avvicinati perché c'era bisogno di un cambiamento, perché non avevamo più risposte da una politica che è distante dalle esigenze dei cittadini. Io non mi sono più sentito rappresentato, non mi sono più sentito protetto. Rispetto all'anno scorso, ai blocchi dell'anno scorso, la mia situazione come piccolo artigiano è peggiorata di 100 volte, ma non solo la mia, perché vedo che tutto attorno a me, tutti quei piccoli artigiani sono nelle mie stesse condizioni. Io sicuramente entro l'anno sarò costretto a chiudere, e a 55 anni chiudere la mia azienda e non avere più un futuro, non so a chi rivolgermi, quindi non vorrei lasciarmi prendere dalla disperazione, vorrei combattere, ma non per la mia categoria o soltanto per il mio posto di lavoro, ma vorrei combattere semplicemente perché questa terra potesse un'altra volta riemergere, perché il lavoro è un lavoro, è un diritto per tutti, non solo il mio o di voi. Per questo c'è l'esigenza. Oggi non ci sentiamo più rappresentati e vediamo questo scollamento ormai tra la gente e le istituzioni. Vorremmo semplicemente che le istituzioni facessero la loro parte, perché veramente il grido di dolore che si sta sollevando da questa terra è tantissimo. Vogliamo parlare dei tanti suicidi che ogni giorno avvengono e più nessuno ne parla. Io quando sento di imprenditori che si suicidano, io mi immedesimo perché penso alle condizioni realmente di chi non riesce più a dare da mangiare ai propri figli, a chi non riesce più a dare un posto di lavoro ai propri operai. Non vorremmo più sentire di morti, di suicidi di Stato, di una setta che ormai è diventata usuraia, non vorremmo più sentire parlare di tantissime cose che non vanno. Su questa terra si può agire. Ci vuole la volontà politica, siamo stanchi di proclami, siamo stanchi di tavoli tecnici. Io leggo il giornale, 500 posti di lavoro ogni giorno si perdono. Cosa dobbiamo aspettare? Ogni mese 15.000 persone sono sulla strada, non c'è più tempo. È questo che vogliamo dire alla politica e alle istituzioni, non c'è più tempo. Oggi non possiamo più permetterci il lusso di aspettare, perché ogni azienda che muore è un bene di tutti che non si recupererà più. Quindi vogliamo difendere il posto di lavoro, vogliamo difendere questa terra e vogliamo semplicemente che rinasca, vogliamo solo lavorare, vogliamo che la nostra serenità torni nelle famiglie, perché l'abbiamo persa la serenità, non vorremmo più gesti di disperazione, questo vogliamo, poi per il resto vedremo. No, non sono del Balsamato, stavo ascoltando attentamente quello che diceva il nostro amico Carlo Siena, e mi venivano delle riflessioni perché l'anno scorso a gennaio è scattata, insomma, tutta la Sicilia in maniera magari forte ha fatto conoscenza della protesta dei forcori, ma in un anno e qualcosa, in un anno e due mesi, insomma, è cambiata la situazione politica, nel senso che abbiamo avuto il nuovo governo Crocetta, aspettiamo il governo nazionale, ma la crisi ha morso ancora di più, perché i disoccupati, soprattutto i giovani, insomma, in Sicilia siamo a livelli drammatici, superano il 50% i disoccupati in Sicilia fra i giovani, le aziende continuano a chiudere e quindi la crisi c'è, è forte, la protesta
e la Sicilia fa paura, ecco, volevo arrivare a questo, perché la Sicilia in questo momento fa paura, perché è una bomba pronta a esplodere. Io con questo non voglio mettere ancora a fuoco, però è chiaro che con questi dati, con i disoccupati che ci sono, se non si interviene, se il governo non si forma e non si viene a superare la crisi che stiamo vivendo, la situazione è troppo difficile. Cioè, in un anno e mezzo la crisi si è aggravata e i governi nuovi purtroppo ancora stentano a partire, a dare delle soluzioni, no? Guardi che a parte il fatto che è 6 mesi che siamo sotto elezioni, 6 mesi che praticamente si è parlato di tutto e di più, promesse, soltanto promesse vane, soltanto per estirparci, questo è il mio pensiero da artigiano, per estirparci un voto, ma non è cambiato niente. Io non ho visto attualmente un programma di rilancio di questa economia, un solo programma. Io so semplicemente che questa terra, dove c'è le raffinerie, che paga un prezzo altissimo a livello di salute, perché abbiamo tutti i fumi di queste raffinerie, abbiamo il prezzo della benzina più alto d'Italia. Io ho perso tantissimi clienti, anche che vengono da Palermo, perché non possono più permettersi il trasporto da Palermo a Catania. Lei cosa fa con la sua azienda? Cosa produce? Noi plastifichiamo la carta, quindi lavoriamo con le tipografie. Quindi è tutto un indotto che si ferma, perché ad esempio quando facciamo le buste di carta plastificate e quando il commercio si ferma e il commerciante non vende più il prodotto, non ha bisogno della busta ad esempio, e io lo vedo, quindi se non mi richiedono più la busta, il prodotto, quindi è tutto un sistema che ormai è malato e marcio. Se io penso ad esempio, e lo vedo tantissimo anche per quanto riguarda i Deplian degli alberghi, e non li fanno più perché un altro settore nostro, che è quello del turismo, è in ginocchio, questa terra non si potrà più risollevare. Ma non vedo attualmente, anche dal governo regionale oggi, dal presidente Crocetta, non abbiamo visto, che sono 5 mesi importanti dove un governo si presenta ai propri elettori, un procedimento che dire stiamo cambiando pagina. Non lo vedo, sento semplicemente proclami e anche modifiche e riforme che non mi incidono a me artigiano nella mia economia. Vorrei semplicemente che una delle cose che stiamo chiedendo, perché mi pesa, io ad esempio non posso più pagare le tasse, ma non perché sono un evasore, io non sono un evasore, io sono uno che non può pagare le tasse, o mangio o pago le tasse. Ecco, lei per ripartire lei cosa avrebbe bisogno dal governo anche regionale? C'è una dilatazione delle tasse, che cosa in pratica? Chiaramente un'economia che dovrebbe girare per tutta la Sicilia, perché se poi non ci sono commesse è difficile andare avanti. Ascolti, il problema sta semplicemente, ad esempio, se andiamo a vedere la Serit, se io ho 100 di Serit e mi arriva la cartella esattoriale, non potrò pagare i 300, se non posso pagare i 100, portarmela a 300 non potrò pagare mai. Non solo, ma mi si innesca un meccanismo che è pazzesco. Perché? Perché poi, raggiungendo un certo obiettivo, iniziano la Serit a bloccarmi le banche, la banca mi chiude il conto corrente e io praticamente sono un fallito. Invece di avere uno Stato che è mio amico, io ho uno Stato che è nemico. Allora chiedo allo Stato di non essere più Caino, chiedo allo Stato di essere a fianco a chi mantiene questa regione, a chi produce, non può essere l'usuraio di turno. Chiediamo essenzialmente, attualmente, un aiuto, blocchiamo la Serit, blocchiamo le istanze di pignoramento, blocchiamo, facciamo respirare gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, mettiamo in moto l'economia. Io dico, perché la Sicilia non può avere il prezzo della benzina più basso rispetto ad altre regioni? La Val d'Aosta la paga molto meno e non produce. Perché questa regione non può averla? Qualcuno me lo deve spiegare. Ho bisogno di risposte, e se non ho risposte domani chiudo, la mia disperazione domani non lo so come potrò rispondere col suicidio, potrò rispondere con risposte di follia, non ci voglio arrivare. Oggi sono ancora in grado di dire aiutatemi, chi mi vuole aiutare, chi è sordo a questo mio aiuto purtroppo poi ne pagherà le conseguenze. Allora, qualche altro intervento vuole intervenire? Ma io sono un autotrasportatore, buongiorno. Io quello che posso dire è semplicemente una cosa: i costi della vita oggi sono esuberanti, sono troppo esosi, quindi gli autotrasportatori stiamo lavorando tutti in perdita. In più, oltre alla perdita,
dei soldi, la perdita più importante è quella della nostra dignità, perché giustamente non potendo noi andare al guadagno, non potendo andare a lavorare perché ci manca il prodotto, i costi sono elevati e la manodopera costa quella che costa, stiamo perdendo la dignità perché ci tiriamo appresso quelli che sono gli indotti, cioè dire officine, gommisti, rifornimenti, perché poverini ci danno credito, hanno fiducia ancora, qualcuno ha fiducia in noi, però giustamente questa fiducia noi non la possiamo garantire come l'abbiamo sempre fatta, perché non arriviamo con i costi, non arriviamo con i ricavi. Questo è il discorso grave che veramente ci tormenta. Noi vorremmo semplicemente riacquistare la nostra dignità. Noi vorremmo andare a lavorare e essere gente dignitosa e rispettosa delle regole. Questo è quello che chiediamo. Non stiamo chiedendo la luna. Non avete interlocuzioni, fra l'altro vediamo con la solidarietà anche di tanti camionisti che in questo momento transitano sull'autostrada Catania-Messina, che si fermano, vi salutano, giustamente porgono la loro solidarietà. Ecco, la domanda che abbiamo, non avete avuto interlocuzioni? Mi pare che Mariano Ferro abbia fatto un incontro anche col presidente Crocetta nei giorni scorsi. Sì, di incontri ne abbiamo fatte tante, di promesse ne hanno fatte a bizzeffe, però mai mantenuta una. Quindi cosa possiamo dire? Non ci danno i soldi del bonus? Non ci danno questo, non ci danno quell'altro, non abbiamo credito nelle banche, non abbiamo niente. Quindi il discorso è semplice, noi abbiamo bisogno di essere aiutati senza intaccare i portafogli, vogliamo il lavoro, vogliamo che noi abbiamo il lavoro, che si abbassano i costi e che possiamo produrre. Siamo gente operosa, desiderosa di produrre e di portare del pane a casa, tutto qua. Mariano, avete avuto un incontro questa settimana con Crocetta? Abbiamo voluto l'incontro per un motivo molto semplice, perché prima di partire per quella che era la protesta, che era diversa comunque come era programmata, avevamo voluto dire al Presidente che noi partivamo e che non volevamo partire al buio senza informare anche le istituzioni, e per dirgli ancora una volta, lanciare un ponte di dialogo che ancora una volta volevamo fare. Purtroppo una cosa notiamo, la freddezza di questa classe politica, almeno soprattutto su quelli che potrebbero essere i temi importanti, ripetiamo, per questa Sicilia. Però è anche vera una cosa, voglio ribadirla e voglio, almeno per quanto mi riguarda, voglio chiudere così. Non si può girarsi dall'altra parte e non guardare a tutta quella parte di società che oggi sta morendo, perché chi chiude un'attività, chi perde il lavoro, non può stare in silenzio. Tutti quelli che sono più fortunati, o anche quelli che magari ci dicono che forse quel filo ancora di poco che gli è rimasto di attività non si deve rompere, ovviamente lo capiamo perfettamente, ma è anche vero però che forse stiamo lavorando per tutti. Può sembrare strano, quello che ci dicono è paradossale per noi, perché quando ci dicono che vogliamo danneggiare i nostri amici artigiani, commercianti, agricoltori, per noi è paradossale, perché stiamo pensando anche per loro, purtroppo, solo che non riusciamo, almeno fino ad oggi non siamo riusciti a passare un messaggio, perché fra l'altro da molta stampa è stato deviato, è stato fuorviato, è stato descritto in un altro modo. Oggi invece vogliamo cominciare in questo lasso di tempo che vogliamo utilizzare per passare ai siciliani quello che abbiamo detto e che vogliamo ancora ribadire per tante volte, cioè vogliamo rimettere in moto l'economia e salvare tutte quelle aziende, quelle imprese da quello che è il disastro, che se non è oggi, domani arriverà. Su questo vorremmo solidarietà da parte di tutti, e se riuscissimo tutti insieme a concordare un'azione forte nei confronti di un governo per obbligare l'assemblea regionale e il governo regionale a determinati provvedimenti, noi siamo pronti a discutere con tutti affinché si arrivi al benessere di tutti. Bene, siamo in chiusura. Mariano, l'ultima cosa, quanto tempo quindi vi fermerete? Come andrà avanti? Sappiamo che fra poco arriveranno qui anche delle arance, proprio che per sensibilizzare anche su quella che è il prodotto invenduto a livello di agrumicoltura, no? Allora, le arance saranno un segnale importante, perché le manderà un'azienda che ci ha detto questa frase: questa è la nostra Fiat. Ed è vero poi alla fine, perché questa terra purtroppo vive in gran parte di agricoltura, anzi purtroppo, fortunatamente potrebbe vivere bene, e in gran parte vive di agricoltura. Potrebbe essere la nostra Fiat, sappiamo che fine ha fatto la Fiat di Termini Imerese, vorremmo rivalutare almeno quella che ci hanno lasciato i nostri padri,
perché da lì secondo me in tante province della Sicilia parte poi un'economia, tutto l'indotto, l'edilizia, l'artigianato, il commercio, tutto quello che arriva, arriva dal benessere che arriva dalla terra, e forse ritornare alla terra rivalutandolo per come si deve non sarebbe male. Ecco, come ve lavate allora il presidio nei prossimi giorni? Dove siete soprattutto in Sicilia? In quanti luoghi, in quante autostrade? Allora, siamo sulla 640, mi pare, Caltanissetta Agrigento, siamo a Scicli in Contrada Rizza, siamo qui a Catania a San Gregorio, un presidio c'è a Villafranca e un presidio dovrebbe aprirsi in queste ore a Trapani. Stiamo partendo così, in modo molto soft, in modo molto tranquillo. Speriamo di poter avere questa forza, lo faremo a oltranza e lo faremo fino a quando però, come abbiamo detto, qualche segnale arriverà. Se non arrivasse, evidentemente saremo costretti a fare qualcosa di più forte. Ecco, da stamattina fino a quando? Da stamattina la scadenza rilasciataci dalla prefettura è per tutta la settimana, però abbiamo anche messo nella richiesta di autorizzazione che possiamo chiedere una proroga, quindi può anche darsi che passino 30 giorni qui, quindi vedremo, però io credo che non durerà 30 giorni perché, ripeto, l'urgenza di risposte deve avere veramente una velocità forse che non è usuale per la politica. Ma da chi vi aspettate risposte immediate? Ma guarda, da chi? È ovvio che ci aspettiamo risposte da questo governo regionale, perché purtroppo a Roma è successa quella frittata che conosciamo tutti e che crediamo metterà in ginocchio l'Italia. Vogliamo essere ottimisti nello sperare che probabilmente si creerà un governo. Non lo pensiamo, lo vogliamo pensare, ma io credo che tutto questo sfocerà in nuove elezioni e che ci auguriamo tutti si possano fare però con una nuova legge elettorale, perché cadere in una elezione inconcludente ancora una volta sarebbe veramente una tragedia per l'Italia. Bene, grazie Belleno Ferro. Cenzia, siamo pronti a darvi la linea, un attimo solo, c'è l'ultimo intervento in chiusura. Io volevo dare un'informazione ancora una volta ai siciliani, no? Si parla di benzina, si parla del petrolchimico. Sappiate, non solo non rispetto i nostri diritti sulla questione delle accise, che sono circa 11 miliardi di euro l'anno che dovrebbero restare in questa terra, ma addirittura noi abbiamo perso la produzione parecchi anni per la siccità. Voi sapete che il 50% dell'acqua dolce in Sicilia viene utilizzato dalla petrolchimica? Anche questa beffa, cioè questo danno subiamo. Allora noi vogliamo appunto riconquistare la nostra dignità dicendo a questo governo, se ci vuole mettere mano, di non essere un governo ascoro come gli altri, ma di incominciare a fare gli interessi nostri. Non occorre fare troppo, tu sei il nostro presidente e esisti perché esiste un diritto costituzionale. Domani devi dire sono il presidente dei siciliani e faccio rispettare il diritto costituzionale dei siciliani. Fai questo e noi saremo con te e tu credo che non puoi non essere con noi. Bene, chiudiamo qui il collegamento dal casello autostradale sulla Catania Messina di San Gregorio, dove, ripetiamo, da stamattina è iniziato il presidio dei Forconi, come qui in altri luoghi della Sicilia, per rinvigorire la protesta e per cercare di ottenere qualcosa prima dal governo regionale e poi dal futuro governo nazionale. Finiamo, vi mandiamo un'ultima immagine da cartolina, che è quella dell'Etna innevata, che è proprio domina questo scenario purtroppo di protesta. Nelle prossime edizioni sia del TG sia dell'edicola potremo dirvi di più di come andrà avanti questa protesta. Buona giornata a tutti.